Partita senza storia al Calogero Saporito. Sant'Angelo Licata che cade al pocherissimo e mantiene la seconda posizione in classifica, fondamentale in vista dei playoff promozione. Partita già decisa dopo soli 17 minuti di gioco. Mirabella già salvo e che non ha rovinato la festa ai padroni di casa. Sei reti e spettacolo per il numeroso pubblico accorso nell'impianto licatese. Gialloblu che partono forte e al settimo minuto passano con Filippo Vecchio che realizza con un preciso diagonale che si infila dopo aver battuto sul palo. 10 minuti dopo i padroni di casa raddoppiano. Preciso cross dalla destra di Vecchio e Fabio Bonvissuto ha il tempo di staccare indisturbato a centro aria realizzando la rete del 2-0. Il terzo sussulto della Sant'Angelo arriva al 41esimo quando Cannizzaro va in progressione e appena dentro l'aria viene steso. Rigore che Bonomo trasforma con freddezza portando il punteggio su 3-0 su cui si chiude la prima frazione di gioco. La ripresa è giocata con minore intensità dalla Sant'Angelo e il Mirabella ne approfitta parzialmente, prima colpendo una traversa con Salanitro e poi accorciando le distanze al 69esimo con un'autorete di Raia, dopo un'altra traversa colpita da Presti Filippo. Incassata la rete che riduce le distanze, la Sant'Angelo si rimette a giocare e prima colpisce un clamoroso palo con Andrea Pinto e poi realizza altre due reti con Zarbo che rientra e trova l'angolo lontano e poi con la sfortunata autorete di Capitani che devia nella propria porta un cross di Vecchio. 5-1 è il punteggio finale che al Saporito chiude una gara senza storia. Secondo posto conservato e playoff che si potranno giocare pertanto tra le mura amiche. Mister Angelo Vedda, bella vittoria per 5-1 contro il Mirabella in Baccari, era l'ultima partita della fase regolare, possiamo dire missione compiuta, Sant'Angelo che mantiene il secondo posto. Sì, siamo a metà dell'opera diciamo, volevamo ottenere il secondo posto e l'abbiamo ottenuto. Ora ci aspettano tre finalissimi, cercheremo di prepararci nel migliore dei modi per cercare di arrivare alle sfide più serenamente e atleticamente cerchiamo di essere più preparati rispetto agli altri. Ecco, la squadra ha mantenuto la concentrazione alta fino all'ultimo, ha corso tantissimo anche oggi, segno che questi ragazzi si impegnano fino all'ultimo giorno dell'anno. Io ti dico, te l'ho sempre detto, il lavoro paga, a oggi ci sta dando risultati. Speriamo che fino alla fine manteniamo questa freschezza atletica per cercare di arrivare alla fine e prenderci le soddisfazioni che ci meritiamo.